Un guscio friabile di frolla e un ripieno cremoso all'interno. Il trucco per una crostata con la crema che non si indurisce è facilissimo. Prepariamola insieme. Versa in una ciotola la farina, lo zucchero, il sale e il lievito in polvere per dolci. Se vuoi un risultato più croccante, puoi evitarlo. Mescola le polveri e aggiungi il burro morbido a cubetti fino a ottenere un impasto sabbioso. Infine, aggiungi l'uovo sbattuto e ottieni un panetto liscio e morbido. Copri la ciotola con la pellicola e lascia riposare in frigorifero per 30 minuti, il tempo necessario per far compattare la pasta frolla. Trascorso il tempo, taglia un terzo dell'impasto e mettilo da parte. Ti servirà per ricavare le strisce che copriranno la crostata. Poggia il panetto su un foglio di carta forno e premi con le mani per schiacciarlo. Metti sopra un secondo foglio di carta forno e stendi col mattarello fino a ottenere uno spessore di circa 5 mm. Adagia la frolla sullo stampo da crostata di 22 cm e rimuovi la carta forno con molta delicatezza per evitare di romperla. Premi con le mani per farla adattare allo stampo, poi taglia via l'impasto in eccesso con il coltello. Usa una forchetta per bucherellare il fondo, così da evitare che si gonfi durante la cottura. Adesso è il momento di versare la crema di nocciole, così da farcire la nostra crostata. Livella in uno strato bello uniforme. Stendi anche la frolla rimanente e taglia a strisce. Forma la griglia della tua crostata e taglia via i pezzi in eccesso. Infornala sul piano intermedio, così da evitare che bruci, e cuoci a modalità statica a 160 gradi per 40 minuti. Ed ecco il trucchetto. Se non vuoi che la crema si secchi in cottura, copri la crostata con un foglio di alluminio solo per i primi 30 minuti della cottura. Ed ecco il tuo dolce goloso e super cremoso. Tu preferisci la crostata con il cioccolato o la marmellata? Scrivicelo nei commenti! Non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per non perderti nessuna ricetta e di scriverci nei commenti qual è il prossimo dolce che vorresti vedere!